E allora la nostra evoluzione musicale, diciamo, la mia, iniziamo forse, o io sono iniziato sentendo con un batterista, poi un batterista con un percussionista, poi un batterista con due percussionisti, poi non so, i ritmi della musica cubana folklorica, che non è una persona, sono le batave, sono tre. Più alto che sono un guiro, più, non so, la rumba, che sono tre o quattro che sono tamburi, sai, è come. Una piccola orchestra. Esatto, impari come tutte quelle cose si intrelazzano e fanno non solo una conversazione, ma fanno una opera, diciamo, no? Fanno qualcosa che ha Un una linguaggio. forma che ha, sì, ma che ha valori musicali grossi, seri, no? E poi se ti piace, io penso che la musica che ci piace a noi andremo a suonare da sempre, no? Quindi quando suonare tu da solo e ti metti con una batteria, tu suoni quello che ti piace di suonare. E niente, da lì siamo andati, non so, è un cammino infinito poi, cioè è veramente infinito. Questo quindi è stata la tua pure formazione nei primi anni, quindi, cioè, quindi la musica afrocubana è entrata, diciamo, dentro a di te. Sì, la musica afro-cubana, diciamo, per il periodo, diciamo, di formazione. Prima di aver venuto in Italia, da me collegato alla musica afrocubana è con Gonzalo Rubalcaba. I 10 anni con Gonzalo, che anche se suonavamo musica che si può catalogare anche come world music, perché c'erano elementi di tutto, del rock, anche tanto, del jazz, del funk. E anche se c'era tutto quello, c'era la base di tutta la fondazione era totalmente del gruppo cubano. Però poi sono venuto qui e mi sono messo a studiare veramente la parte meccanica, diciamo, in come, mi sono messo a studiare come tradurre quelle lezioni che mi aveva dato Santiago, di come tu puoi studiare il libro di Jim Chapin, ma con la clave invece di con il piatto del jazz, sai che te voglio dire? Coordinazione, la coordinazione. A parte di essere per me uno degli elementi più belli che ha la batteria, è il fatto della coordinazione, come tu puoi collegare melodia, ritmi, con i tuoi diversi arti e come ti puoi liberare dentro di quella situazione, perché non è solo questo, questa mano, questo, non è quello. E quello è essere libero interamente dentro di tutto quello per creare, per volare. E quindi, ma qui al timba come sei arrivato qua, Io veramente? sono arrivato qui perché mio fratello Paolo, la cosa mi ha portato qui a Roma. Una conseguenza molto naturale. Negro è arrivato a Roma e questa all'epoca era proprio una scuola di sole percussioni e batteria. Quindi subito Negro ci ha avuto la possibilità di insegnare qui e dopo pochissimo tempo ha iniziato a fare delle giornate di lezioni individuali di un'ora di tutto il giorno. Tutto il giorno. Quindi lui stava qui Io abitavo qui, tutto il giorno a tutto il fare giorno. lezioni e se c'aveva per caso un'ora di buco ne approfittava per studiare. Quindi lui veramente ha vissuto qui dentro, un periodo si chiudeva a pranzo, c'era una piccola pausa, proprio la scuola chiudeva,
ordinavano il cinese e si mangiava cucina cinese. Tra l'altro, casualmente c'era anche un batterista che è diventato uno dei più forti batteristi jazz italiano, che è Lorenzo Tucci, e si trovavano la segretaria, il negro e Lorenzo a mangiare cinese, poi lezioni, ma non lo so, 5 giorni a settimana, una cosa del genere. Giorno libero, poi il negro approfittava e veniva qui e studiava 12 ore da solo. Quindi però insomma, ma chi ti ha portato qua? Cioè proprio, non, ce lo vorrei raccontare. Cioè, una casualità. L'allineamento dei pianeti, Esattamente. l'allineamento dei pianeti, Esattamente. tante casualità, Sì. tante casualità. Ma le cose succedono quando devono succedere, sai? Io sempre, cioè, dal primo giorno mio pensiero era andare a New York. Io volevo andare a New York. Io volevo suonare con musicisti, con tanti dei musicisti con cui poi ho avuto la grandissima fortuna di suonare. Io volevo quello. Io volevo la bicicletta e le ho dato i pedali salita, in salita. Quindi dall'Italia dopo quanto tempo? 2 anni? Dopo quasi, sì, 2 anni e mezzo, tipo. Sei andato in Sono America? andato in America e sono arrivato, io ho chiamato Paquito de Rivera e Paquito de Rivera mi ha invitato a fare il suo disco il giorno dopo, così arrivare in America. Cioè, ho arrivato anche di più, ho arrivato a New York e la mia amica aveva affittato un appartamento, come si dice, sobre, come si dice? Un sobre, cuando tú alquilas algo que la gente dejaron sus cosas, es la casa de ellos, no es que una casa vacía, ¿sabes lo que es? No, ella se la llevó de New York a casa, y no sé cómo se dice en italiano, es un sobre, cuando tú le affitti, yo me vado en tournée y le affitto, te affitto la Ah, mia casa, subaffitto. subaffitto, y yo lascio tutte le mie cose, questa è la casa mia. Sai, sono arrivato a casa di Jeff Ballard, batterista che poi è stato batterista di Chick Corea tanti anni, un super batterista, per cui entro in questo appartamento e c'era la batteria, tutti i dischi di Coltrane, mazza New York, questo era proprio il sogno, no? E lì ho chiamato Paquito e dai, domani registriamo. In che anno? Nel 93, l'inizio del 93, e poi ho iniziato a suonare con tutti, l'altro giorno con tutti. E poi è arrivato un momento, un momentaccio, perché sono andato a fare le prove con Joe Sabino e abbiamo finito le prove e lui mi ha detto venerdì andiamo in Istanbul, in Turchia. E io non avevo passaporto. Allora gli ho detto, cosa, io non posso uscire da qui. E quello si è anche incazzato con me. Mi ha fatto prendere tutto il giorno. Io ho dovuto trovare un'altra vita. E Perché eri mi sono cubano. buttato. Non c'avevi i documenti per No, uscire. esatto. In quel momento sei. Non ci avevo visto C'hai niente. asilo politico, no? Sei Bravo. un momento che non hai libertà di viaggiare dove vuoi. Proprio perché lui ha una nazionalità cubana. Sì. Ma niente, ma quello in parte è stato grandioso perché mi è successo lo stesso che mi è successo qui a Roma, che alla fine ho iniziato a conoscere tutti i musicisti locali, tutti i musicisti che sono in giro, e New York non è meno che è la capitale mondiale della musica, non c'è un posto nel mondo che ha tanta musica dal vivo.
multiculturale. Tutto, le residenze, tutto. Quello che vuoi. Quello che tu vuoi musicalmente, non solo quello che vuoi musicalmente, i migliori di quello che tu vuoi musicalmente. E tutti i migliori stanno lì. No, per cui la sera che non suoni vai a vedere a questo e te ne vai in carico così a studiare a casa anteriore. E l'altra sera che non suoni vai a vedere a questo volto e vai a casa ancora più caldo. E così. E poi è un posto dove si cerca tantissimo il multiculturalismo anche, no? Dove c'è tutto, si mischia con tutto, tutti sono, i musicisti sono una razza, una famiglia, sai? E non importa che tu sei africano, questo cinese, quello è che me ne frega. Siamo da qui. Italiani c'erano? Tanti, come no? Ma sì. E quindi da lì poi diciamo che dall'esperienza di New York sei proiettato verso diciamo l'icona che oggi sei dal punto di vista batteristico globale. Un po' sì, poi sono tanti artisti di grosso nome anche, sai, Santana, Jack Bruce, Tito Puente, non so. Quindi diciamo, tu hai avuto l'esperienza di suonare così? Inizi un po' a raccogliere, e comunque hai una voce indietro e vai mettendo tutti quelli che vai suonando, e vai mettendo lì, e alla fine hai un sacco così grande che... Qual è, diciamo, il primo artista famoso a livello globale con cui hai collaborato? Famoso a livello globale, immagino. Comunque il negro con Gonzalo Rubalcaba già è presente nei più importanti festival jazz del pianeta. Quando lui è cubano, vive a Cuba e sta con Gonzalo, lui ha conosciuto tutti i più grandi jazzisti viventi sulla terra, che ha partecipato a qualsiasi festival jazz mondiale ti viene in mente, con Gonzalo già c'era stato, quindi lui appartiene dentro Cuba a un'elite a livello di festival, sì. Cosa che magari gruppi molto più famosi rimanevano a Cuba e magari andavano una volta all'anno in Messico o un piccolo tour in Europa. Invece Gonzalo Rubalcaba ha sempre partecipato. Gonzalo praticamente non suonava a Cuba, suonavano pochissimo. Cioè suonava la musica cubana nel mondo. Musica cubana è... afro-cubana. Gonzalo Rubalcaba fa una sorta di fusion, non c'è un nome per etichettare quella musica, una musica veramente... c'è musica... c'è jazz, rock, ma anche musica classica, c'è una cosa molto intellettuale, molto importante la composizione di quel gruppo, e stiamo parlando degli anni Ottanta, quindi secondo me il primo artista importante a livello planetario con cui ha suonato il negro è sicuramente Gonzalo Rubalcaba. Sì. Che poi magari in certi ambienti viene conosciuto meno, ok, però a livello proprio di festival è importante a livello globale, prodotto da una casa tedesca, per esempio, i dischi li produceva una casa tedesca alla fine, gli ultimi dischi. Ma io dicevo anche dal punto di vista di icona batteristica. Sì. Cioè da quando diventa famoso il negro? Dici? Quando diciamo diventa un'icona dal punto di vista batteristico nel mondo come rappresentante anche dei ritmi, quindi sudamericani, se vogliamo così, afro-cubani. Cioè dopo l'esperienza... Penso che c'è un punto, diciamo, di riferimento. È stato il primo DVD. Ce lo dico da batterista, capito? Sì, sì. Cioè. Il primo video che è stato fatto con John Patitucci.
sicuro. Sì. 93, tipo. Ah, si trova comunque sul web sì. Anche dei Coppa dei Turci. Finalmente il negro viene invitato al Model Drummer Festival 97. Con un suo progetto. E il progetto c'è un famoso percussionista portoricano di New York, è Mark Quiñones. No, ma questa è la seconda volta, però. La prima volta. La prima con? La prima con Patitucci, solo in duo? Ah, quella me la sono persa, figurati. Quindi ti invitano a te come... Sì, a me, sì. E questo è stato proprio pazzesco, perché in quel tempo lì io stavo suonando con Santana, suonavo con la banda di Santana, e non c'era lavoro, non c'erano concerti in quel periodo, e allora abbiamo messo insieme questa cosa del Model Drummer per io suonare con Patitucci, fare il video. Allora abbiamo organizzato tutto e poi esce un lavoro con Carlos in Venezia, una festa in Venezia. In Italia? Venezia, sì. Italia, sì. Coincidente. Esatto. Coincidente con... A parte il Festival della Vita, dall'altra il concerto con Santana insieme. Esatto. E io gli ho detto che non potevo. Non ce la faccio. Dovevo andare a Venezia. E loro hanno trovato una maniera per me di suonare a Venezia e essere a New York all'altro ieri alle 3 del pomeriggio, e era mettendomi su un Concorde. E ricordi l'aeroplano quello? Sì. Francesi che poi hanno... Esatto, il negro ha fatto uno degli ultimi viaggi. Esatto. Col Concorde. È andato a New York in 2 ore. Sono andato in Venezia e lì mi hanno messo un aereo a Parigi, da Parigi al Concorde, e a New York mi hanno preso dall'aeroporto al palco proprio. Così inizia il video io raccontando, guardare questo che mi acaba di succedere adesso, questo che succede. Teletrasporto. Sì, che faccio? Ma che faccio? Suoniamo, mozzo. Boh, dai. Quindi è quello, diciamo, uno degli... Quel video è stato un'esplosione, diciamo, sì. Poi era un video carino dove c'era anche Tony Royster, che aveva 14, 12 anni, no? Così, e suonava da Dio. Sì, è stato un bel anno. Ma quella un po' è stata la esplosione nel mondo della batteria. Da lì vengono tante cose. Da lì viene essere invitato a tutte le università del mondo a fare seminari, cliniche. Quello è un mondo più... Io manco direi solo didattico, perché non è solo didattico, è anche di performance, no? di suonare, ma è un mondo totalmente relazionato alla batteria, alla percussione, al mondo della percussione. E è bellissimo, però, bellissimo. Sì.